La questione è questa, che la casa editrice, visto Volevamo sederci sul tavolo con il come capitano, vuoi, si era detto. la casa editrice disse: se andiamo al Salone del Libro, sicuramente insomma, facciamo presentare il libro da qualche insigne luminare e cose, visto che il tuo libro tratta del paese dell'Eco, chiediamo di riprendere a Umberto Eco, a Guido Cerunetti, insomma qualcosa. Abbiamo tergiversato un mese fino a che mi hanno detto 3 giorni fa: guarda, non c'è nessuno che è disposto a venire. Quindi ho detto: vabbè, allora diciamo così, faremo una specie di autointervista. E quindi si è suggerito questo nome, dice Vinicio Capossela, intervista l'autore del Paese dei Coppoloni. Naturalmente questa specie di autointervista dice: ma qual è la voce che potrebbe porti delle domande? E le domande sono appunto quelle che di solito pone la coscienza, ecco, e quindi mi sono messo di buon piglio e ho iniziato a scrivere le domande della mia coscienza. E siccome era veramente un po' gravoso sottopormi a me stesso le mie stesse domande dalla stessa voce, oggi a pranzo ho incontrato un cugino, un amico, gli ho detto: sei libero tra le 7:30 e le 8:15? E lui ha detto: tra una cosa e l'altra potrei anche venire. Quindi io sono doppiamente grato a Sandro Veronesi, che in tutta questa avventura, peraltro, ha una affettuosa complicità, perché da molti anni condividiamo insomma un certo tipo di immaginario che poi è confluito anche in questo libro e anche per tutte altre cose che noi sappiamo, ma voi è meglio che non sappiate. Ecco, insomma, eccolo qua. Io voglio presentare appunto Sandro Veronesi, la voce della mia coscienza. Come tutte le coscienze, a un certo punto io ti abbandonerò Certo. e ti lascerò privo di coscienza. Non ve ne stupite, perché è così che fanno le coscienze. La prima domanda è la solita: perché così lungo? Perché invece delle solite 40 pagine da togliere, perché sono sempre 40 le pagine di troppo, tu ne hai aggiunte altre 40? Questa è una buona domanda che la mia coscienza mi ha sottoposto diverse volte, perché effettivamente quando si arriva a un libro a cui si lavora da 17 anni, dice, nel momento in cui lo si consegna all'editore, spesso l'editore dice: ci sono 40 pagine di troppo, scegli tu quali esse siano. E in questo lavorio in effetti si sono riprodotte. Allora, io penso veramente che la questione si capisce quello che bisogna togliere solo una volta che lo si è messo. Lei è d'accordo con questo principio? Sì, Cioè, fino a la prima che non coscienza. l'hai messo, non capisci che è in più. Quindi io stesso, ora, quando faccio delle letture, ne ometto dei passi, ma penso anche che, tutto sommato, una figura retorica a cui sono affezionato, cioè l'accumulazione, che è proprio la figura retorica dell'abbondanza, è una specie di... Credo che si sia più ossessionati a un certo punto dal terrore che qualcosa rimanga fuori. E uno dei miei amici, non mi tutelari, mi ha detto proprio una frase che suona come un mantra: in casa catrasa, che significa in casa, cioè spingi che entra. E quindi c'è un punto dove invece che togliere si dice: no, ma questo proprio deve rimanere fuori, non, è più quello che ci guida. E quindi, essendo che questo è un libro che va, si riprende, tutto quanto, io penso che ho chiesto consiglio a Alberto Rollo e lui ha detto una volta, mi ha detto come quello che dice mia mamma quando fa il minestrone: tanto ne metti, tanto ne trovi. Allora, il libro è ambientato in un luogo definito da dove viene tutta la tua stirpe e dove si fa anche un festival. Allora, perché modificare i nomi, le topologie? Non bastava la carta geografica? Come pensi che chi vive in quei luoghi possa prendere questa operazione? Male, certo che l'hanno presa male. Dice: ma perché, scusa, c'è un bel nome, questo paese c'ha... adesso devo fare anche i nomi, dice, l'Ofanto, no? Questo fiume glorioso, l'Aufidus Oraziano, l'Aufidus Furente, che diventa Ofato, oppure Cairano, oppure questi nomi che già hanno una... però io credo che quando si tratta di un luogo, e si vuole trasportare, insomma, diciamo così, la menzogna della realtà, la verità dell'immaginazione, bisogna adattare la topografia a una... insomma, a me suonava meglio così.
ma altri no, me l'hanno detto anche, ma che bisogno c'era di cambiare, che non andava bene il nome originale. E quello però che non ho cambiato sono proprio i nomi e soprattutto gli storti nomi di molti di questi personaggi, con il risultato di dovere vivere, diciamo, per le terre dell'Ofanto, un po' come Roberto Saviano, devo avere una scorta perché insomma io non me la sono sentita di andare oltre a certi nomi e storti nomi che sono inarrivabili, uno non può riscriverli, ecco. Le lancette ferme della Relogia, il terremoto, che cosa è venuto dopo? Allora, queste lancette ferme sono quelle che un amico, una gran persona, Rocco Briuolo si chiamava, suonava il mandolino e allo stesso tempo dipingeva. In questo quadro mi piace molto perché questi orologi, queste lancette sono ferme a quell'ora che ha segnato, insomma, veramente un passaggio molto violento, diciamo, da quella che era la civiltà della Terra a quella che ne è venuto dopo. Però credo che siano anche simbolicamente molto interessanti il fatto che siano ferme, perché hanno smesso di segnare il tempo dell'attualità, ma hanno iniziato a segnare quello del mito, quello del racconto. Ci sono certi paesi, l'Italia è soprattutto fondata su questo scheletro dei paesi dell'interno, le terre dell'osso, la polpa sta nelle coste, sta nelle città. Invece la nostra proprio spina dorsale fatta di questi paesi che sono soggetti a un progressivo abbandono, ma credo anche che in un paese vuoto c'è tutta una... la comunità si ricomponga quasi nel canto corale, ognuno aggiunge una sua strofa. Quello che è venuto dopo questo terremoto, che è stato un po', come ha detto un amico, Luigi Tecce, grande vignaiolo, dice le bestie di grosso taglio non muoiono di morte naturale, muoiono con un colpo di lama. E così è stato alla civiltà della Terra, e quello che ne è venuto dopo è stata naturalmente una grande straniazione per l'opera di ricostruzione, che spesso ha completamente cancellato più violentemente, diciamo, anche solo le strutture delle costruzioni, le disposizioni delle esistenze, un'opera forse anche più violenta di quella del sisma stesso. Lei ha trattato una materia per certi versi abusata e stomacante al Palato Moderno. Sposalizi, cannazze, emigrazione, quadriglie, personaggi di paese, gente che magari può essere divertente incontrare per 10 minuti, ma che nessuno si porterebbe mai a casa. Non crede di nauseare il lettore? Questa è una delle domande che ti fa la coscienza, diceva, adesso che hai messo tutti questi... C'è una cosa, questo è, quando si parla di... è molto difficile parlare di un soggetto popolare che si conosce bene, perché il pericolo del folclorismo è sempre in agguato, ma ci sono davvero dei personaggi che polverizzano la loro storia per quanto uno la provi a scrivere, perché sono dei narratori molto migliori di chiunque provi a descriverli. Ciononostante, per 10 minuti, il tempo che vi dura la lettura, potete tenerli a casa anche voi. Ha costretto lei la casa editrice a presentare il libro allo Strega? Perché si è andato a infilare nel premio Strega? Io trovo che Carlo Feltrinelli abbia detto, mi sembra un gesto estetico pregevole, e io ho detto, insomma, penso che sia stata molto coraggiosa, ecco, diciamo, la casa editrice. Io sono contento che abbia messo in questo premio, che è dedicato appunto a queste creature, le streghe, le janare, insomma, una materia che a questo libro è confinante. Per il resto, i premi, insomma, sono è bello che esistano, ma come diceva Maddalena, lui dice, chi frega frega, a me non me ne frega. Potrei dire, chi strega strega, a me non me ne frega. Ecco. Questa è una domanda alla quale la sua coscienza tiene molto. Diverse persone, dopo aver letto Non si muore tutte le mattine, hanno dichiarato di non averci capito niente. Non le sembra di abusare del suo pubblico?
Sì, la risposta è sì. Del resto è un... Ma lei che è uno scrittore, è la coscienza di uno scrittore, io penso che quando uno si mette, proprio si prende il fastidio di mettere a scrivere, che tutto sommato la scrittura è sempre una forma di sutura, di una separazione con il mondo, uno gli sembra veramente di che, esattamente come ti succede nei libri, che si possano condividere, non certe storie. Dunque, poi uno scopre che invece non è affatto così, è molto deprimente, ma è purtroppo... purtroppo è così. È così. Fofi ha dichiarato che con maggiore controllo il suo sarebbe stato un libro memorabile. Perché non ha avuto controllo? Controllo. Beh, lui ha detto anche che era, insomma, che spesso le cose venivano, insomma, perché è un libro di viandanza, dunque si va a piedi, e a piedi gli antichi greci così misuravano proprio il ritmo del metro, proprio poetico, con in piedi, a seconda che l'accento cadesse sull'inizio, sulla fine, e quindi andando a piedi e soprattutto cercando di mettere in piedi una lingua che abbia un po' questo passo, sia il passo dei piedi appunto, sia quello del canto epico, non si ha un controllo veramente efficace, perché è un procedimento che avvicina la scrittura più a quella del racconto orale, no? Della cultura orale, gli aedi, chi si doveva ricordare una storia, spesso ripeteva le cose perché gli serviva da appunto come piccole soste per la memoria, per riprendere il filo. E questo è un libro di viandanza, però di viandanza piena di deviazioni, di boschi, di tormenti, sa? Ecco. M'hanno rimasto solo. E quindi dicevo che sì, è vero, si poteva andare più dritti, ma se volete l'autostrada prendetevi Baricco. Nel senso che ci sono delle... C'è un... No, nel senso che l'autostrada è una cosa molto bella, ma non era una battuta. Ma voglio dire solo che ci sono dei libri che tengono all'amo della trama, no? Altri invece che alla trama, insomma, rinunciano, perché è più comodo alloggiare, albergare in una lingua che a volte non porta da nessuna parte, però è bello indugiarci dentro e con tutte le ripetizioni del caso. Quindi adesso avrei almeno bisogno di una coscienza di riserva. Thank you.